Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. Gemma Galgani è pronta a lasciare uomini e donne? Ha trovato il suo amore all'interno del dating show, o si tratterà dell'ennesimo fuoco di paglia? Uomini e donne si sa, è un programma che attira e attrae moltissimi spettatori. C'è chi segue principalmente i giovani, con il trono cosiddetto classico. E chi invece si è appassionato al trono over e soprattutto a Gemma Galgani. Presenza fissa nel programma da ormai più di 5 anni, aveva fatto battere i nostri cuori con la storia d'amore insieme a Giorgio Manetti e poi a Marco Firpo, ma oggi Gemma sembra aver ritrovato l'amore e, forse, potrebbe anche lasciare uomini e donne? Tutti gli amori di Gemma a uomini e donne. A conoscere Gemma, negli anni, sono arrivati tantissime persone nello studio di Uomini e Donne. Dal giovanissimo Nicola Vivarelli che aveva corteggiato la dama di Torino durante la pandemia per poi svelarsi in tutta la sua giovinezza scatenando il caos in studio. Passando per l'ex ballerino delle discoteche Marco Cappagli, ex stripper, ma senza dimenticare Rocco Fredella, Juan Luis, tutti uomini che, a ben vedere, avevano sicuramente dei difetti, ma potevano essere dei degni compagni per Gemma. E invece niente, almeno fino ad oggi. L'avvento nel programma di Silvio, nuovo corteggiatore di Gemma, sembra aver riacceso nella dama una incredibile voglia di amare e, chissà, anche di lasciare il programma. Nelle ultime puntate del dating show, prima dello stop dovuto alla tragica notizia della morte di Maurizio Costanzo, avevamo visto infatti Silvio essere molto preso in un mood passionale con la dama. Tra massaggi ai piedi, carezze, richieste di annusare il collo prima la Galgani si è un po' ritratta e si è dimostrata piuttosto perplessa. Poi invece abbiamo scoperto che si è molto lasciata andare e alla fine il corteggiamento un po' piccante di Silvio non le è dispiaciuto affatto. Gemma lascerà il programma? Ormai però siamo abituati. Gemma inizialmente è molto presa e felice della conoscenza, ma poi capita spesso che ci sia qualche intoppo durante la via. Una frase detta male, o anche solo una conoscenza extra che lascia perplessa la dama. Insomma, tutto può ancora succedere. Tuttavia, se con Silvio le cose andassero bene, forse potrebbe veramente essere arrivato il momento per Gemma di lasciare uomini e donne e vivere il suo amore fuori. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.